Fanciulli, bentornati a Mosca e benvenuti nel mio nuovissimo ufficetto, che chiamiamo l'ufficio, no? È un angolo della casa che sono riuscito a strappare con le unghie e con i denti da mia moglie per ottenere spazio per mettere questa scrivania, questo nuovo tavolo col mio nuovo computer dove monterò tutti quanti i prossimi video, tutti i prossimi progetti, tutte le cose bellissime che verranno nel 2019 di cui ancora non vi dico niente perché... Poi che sorpresa è? Ad ogni modo, come sapete, no? Dal primo episodio di Mosco Diaries vi ho detto che le mie giornate si dividono in due tipi qui a Mosca. O sono in giro con Sati a fare cose strane, oppure sono qui a casa, rinchiuso, a lavorare, a fare altre cose, no? E allora, in una di queste giornate mi sono detto, ma perché, visto che ormai, ridendo e scherzando, è un anno che sono qua, perché non fare un video dove vi racconto le differenze tra vivere in Russia e vivere in Italia? O perlomeno vivere a Mosca e vivere a Torino, perché sono questi i miei riferimenti e ovviamente vivere a Torino non significa vivere in Italia, ci sono mille realtà diverse, ma men che meno vivere a Mosca significa vivere in Russia, perché la Russia, molto più che l'Italia, ha una incredibile, enorme differenza tra le campagne e la città. In particolar modo Mosca, San Pietroburgo, queste grandi città sono dei microcosmi a sé stanti che vivono un po' di vita propria e dove valgono delle regole che nel resto della Russia non valgono, sia come costo della vita che come tante altre cose. Considerate che in Russia passare dalla città alla campagna è come passare dall'Inghilterra alla Mongolia, cioè una differenza abissale. Parliamo della differenza tra la grande città con tutti i servizi di questo pianeta contro la campagna dove c'è gente che vive di sussistenza, cioè vive delle cose che coltiva, un po' come si faceva da noi, penso prima della guerra sostanzialmente, no? Ecco, questa forse è una delle prime grosse differenze tra la Russia e l'Italia, cioè l'enorme differenza tra la città e la campagna. Ma detto questo, restiamo nel mio microcosmo moscovita e vediamo un po' le vere differenze tra lo stare in Russia e lo stare in Italia, perché sono sicuro che molti di voi saranno curiosi su questo aspetto, perché in qualche modo la Russia è un paese che ispira curiosità, vuoi per tutta la storia del suo passato e soprattutto perché è un paese che è ricco di pregiudizi, positivi o negativi che siano, ma sta di fatto che uno ha tante idee sulla Russia che spesso sono vere obiettivamente, ma molto spesso non c'entrano proprio assolutamente niente con la realtà quotidiana. Uno degli stereotipi che bisogna subito sfatare e che riguarda la prima grande differenza che uno collega mentalmente tra lo stare in Italia e lo stare in Russia è il clima. Non sapete quante persone in quest'anno mi hanno detto: Madonna mia, ma chissà che freddo che fa lassù. Ma credetemi, questa cosa non è assolutamente vera, non ha un riscontro reale, perché io mi ricordo, per esempio, caso emblematico, dicembre dell'anno scorso io ero appena arrivato qua, in Italia è arrivata un'ondata di freddo anomalo, meno 6, meno 7 gradi, qua c'erano più 2 gradi. E tutti gli amici dicevano: chissà che freddo che fa da te, veramente faceva più freddo in Italia. Ma questo vale mediamente per tutto il resto dell'inverno, non solo nei casi strani, perché mediamente a Mosca la temperatura rimane intorno agli 0 gradi, meno 1, più 2, eccetera eccetera, che sono molto secchi, di conseguenza li percepiamo meno freddi rispetto a quelli che percepiremmo in Italia in paragone. Quando esco in strada in inverno io mi vesto esattamente come mi vestivo a Torino, ma a Torino ricordo di aver battuto i denti certe serate. Qui non mi è mai successo, nemmeno in quei rari momenti dove la temperatura effettivamente va giù da bestia, arriva fino a meno 20, meno 25, ma non lo percepisci freddo, nel senso è talmente secco che sì, il freddo inizi a sentirlo ma dopo mezz'ora che stai fuori, per quella che è la vita di una città dove tipicamente stai al chiuso e fai qualche passo all'aperto per andare in una macchina, in una metropolitana, quello che è. Non ho mai davvero avuto questo problema del freddo. E a tal proposito c'è da dire che, contro ogni aspettativa, i russi sono estremamente freddolosi. Ma freddolosi veri, cioè loro veramente quando inizia a scendere la temperatura sotto i 5-6 gradi iniziano a dire: guarda, adesso è arrivato il freddo, fa freddissimo, magari fosse un pochettino più caldo, un po' più tiepido, così va. Voglio dire, vivi in Russia, cioè... E quindi più di una volta mi sono trovato in una circostanza dove io stavo benissimo e le persone intorno a me erano lì che... ma non hai freddo, Stefano? Faccio... No, sì, ok, fa un minimo di freschino, ma questo ovviamente, ripeto, vale per Mosca, non vale per altre città della Russia, anche solo San Pietroburgo, che è molto più ventilata. San Pietroburgo fa molto più freddo che a Mosca, perché è una città sul mare, è molto umida, c'è molto vento e quindi tutta un'altra faccenda. L'altra differenza banale che c'è tra Italia e Russia è ovviamente l'ostacolo linguistico, cioè se voi venite qua senza parlare una parola di russo, come me, per esempio, un anno fa, siete veramente nei guai, perché siete soli e condannati a restare soli fin quando non imparate qualche parola per comunicare con le persone intorno a voi. Non avete la minima speranza di incontrare qualcuno che parli inglese, ma nemmeno, per dire, tra le persone che hanno cultura, nemmeno tra le persone, che ne so, tra i laureati, no? L'altro giorno sono stato in un ospedale per fare una radiografia, nemmeno i medici parlavano inglese, nessuno, non una parola, non sai farsi capire a gesti, così, no, zero proprio. E da questo punto di vista non è
troppo diverso dall'Italia, perché uno straniero che viene in Italia, prima di trovare qualcuno che gli parli bene in inglese, deve faticare parecchio, diciamoci la verità. Un pochettino i giovani sempre più frequentemente iniziano a parlare inglese, quindi questa cosa credo che cambierà nel corso di qualche anno, ma ad oggi è così. O parli il russo o stai in silenzio e ti godi la solitudine. Vedendo invece le differenze della vita pratica, cioè della vita di tutti i giorni, la prima cosa che ho notato quando sono stato qui in casa, quando mi è capitato di buttare una carta, qualcosa, e gli ho chiesto: Sati, dove lo tieni la carta? Dove la tieni la plastica? Loro non fanno la raccolta differenziata. Da questo punto di vista sono molto arretrate rispetto all'Europa. E per inciso anche noi in Italia in alcune città non la facciamo molto molto male, ma ad ogni modo qua è proprio diffuso, cioè c'è un unico cestone dell'immondizia, butti dentro tutto quello che ti capita, dalle batterie alla carta alla plastica, e tutto finisce non si sa dove, in qualche angolo della Siberia. Altra differenza è che qui non c'è l'ora legale, cioè non fanno il cambio dell'ora a marzo e a settembre, ottobre, quando è che la cambiamo non me lo ricordo. Ad ogni modo nei mesi estivi il fuso orario tra l'Italia e la Russia è diverso, loro qui sono un'ora in avanti, mentre durante i mesi quando noi cambiamo l'ora solare o l'ora legale, non ricordo mai qual è quella che va ad ottobre, quella che va a marzo, comunque quella che va nei mesi invernali, durante i mesi invernali loro hanno 2 ore in più rispetto all'Italia. E visto che all'inizio del video abbiamo parlato di stereotipi, qual è lo stereotipo per antonomasia della vita in Russia? La gnocca. Diciamoci le cose come stanno, obiettivamente è vero, cioè girare per strada a Mosca non è una roba per deboli di cuore. Ci sono una quantità di ragazze molto 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 belle, molto impattanti nella loro bellezza, anche molto aggressive se vogliamo, non è la bellezza dolce, raffinata, così, molto pam, molto aggressiva, che obiettivamente non può lasciare indifferenti non solo i maschietti ma anche le ragazze. Cioè molte ragazze che sono state qua mi hanno detto: obiettivamente ste, non c'è proprio storia, no? Tant'è che spesso faccio la battuta e dico: io una cosa ho sbagliato nella vita, di venire a stare a Mosca da sposato, cioè dovevo venire prima, farmi un annetto e poi dopo, vabbè, cazzate, le solite cazzate che si dicono. Poi in realtà fossi venuto prima sarei stato solo come un cretino perché non parlavo una parola di russo. Perché vi parlo di questo aspetto? Non per dirvi: oh raga venite qua che c'è un sacco di gnocca, ci si diverte, no, semplicemente per farvi presente un aspetto fondamentale della loro cultura che è una grossa differenza rispetto all'Europa, e cioè tutta la società russa si regge su un paradigma che è: la donna deve essere bella, l'uomo deve pagare. Женщина красива, а муж платит. Questa è la loro base sostanzialmente, il che significa che ogni donna fa di tutto per essere bella e attraente per il proprio uomo, e ogni uomo fa di tutto. Si è acceso il computer, si è svegliato, gli ho toccato la tastiera. E ogni uomo fa praticamente qualunque cosa in suo potere pur di guadagnare più soldi possibili per pagare qualunque cosa alla propria donna. A tal proposito, se voi pensate di cercarvi una fidanzata in Russia e di sposarvi una donna russa, sappiate che andate incontro a questa dinamica, cioè quello che lei si aspetterà da voi sono soldi, tanti 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 soldi, e lei nel compenso farà il suo, farà di tutto per essere bellissima e sempre estremamente attraente per voi, ok? Il che, tradotto nella passeggiata che tu ti fai per le strade di Mosca, significa che tu in ogni 10 metri veramente, ogni isolato, incontri o un salone di bellezza o un negozio di fiori. Io non ho mai visto in nessun'altra città al mondo, così come a Mosca, così tanti saloni di bellezza e negozi di fiori. Addirittura ci sono negozi di fiori H24, il che significa che tu in qualunque momento puoi comprare un mazzo di fiori per la tua amata o per la donna da cui ti devi far perdonare. Non è come da noi che ormai al giorno d'oggi i fiori li regaliamo nelle occasioni speciali o quando facciamo una cazzata, no? Cioè se tu hai una fidanzata gli regali i fiori all'anniversario, al compleanno o quando hai fatto uno sbaglio, no? Raramente un italiano si ricorderebbe di regalare dei fiori alla propria donna così, semplicemente per il gesto di regalarle dei fiori. Loro è una cosa che si aspettano molto spesso, tant'è che io qua ho iniziato a regalare un po' più spesso del normale, dei miei standard, dei fiori a Sati, e una volta le ho chiesto: ma secondo te, cioè, te li regalo abbastanza spesso i fiori? E lei molto serenamente mi ha risposto: l'intenzione c'è, ma puoi fare di meglio. Questo perché è talmente inculcata nella loro cultura che di conseguenza genera anche un grosso mercato, quindi i negozi di fiori sono ubiquitari. Altra differenza che di cui mi sono accorto nell'inverno scorso è che qui non c'è il Natale. Nel senso, il Natale c'è, lo festeggiano, esistono gli auguri di Natale, però non ha nessun tipo di importanza nella loro vita quotidiana. Non è come da noi che da 2 mesi prima inizia a esserci l'attesa e i regali di Natale, eccetera eccetera. Questa cosa in Russia è sostituita dal Capodanno. Se andate in giro durante i mesi invernali, guardate i cartelloni pubblicitari, non troverete offerte natalizie, vieni qui a fare i tuoi regali di Natale, eccetera eccetera. No, troverete offerte
offerte per il Capodanno, vieni qui a fare i tuoi regali per il Capodanno. Un'altra differenza interessante riguarda la sicurezza, cioè Mosca, contrariamente a quello che si può immaginare, è una città molto sicura. Molti collegano la Russia a quei video che si vedono su internet di gente che si ammazza e cose di questo tipo. Questo può essere vero fuori dalle città, ma nelle grandi città non è così. Mosca è una città molto sicura, obiettivamente. Io non mi sono mai sentito in pericolo camminando per le strade di Mosca, anche in piena notte, anche nella metropolitana, eccetera, eccetera. Trovi il tipo strano, trovi il tipo ubriaco, ok? Ma nel tempo, due secondi, è circondato dalla polizia che o lo saccagna di mazzate oppure lo porta da qualche parte. A questo proposito, non mi è dato sapere dove lo portano, ma quel che è certo è che se qui sbagli te la fanno pagare cara, nel senso che la giustizia è molto più immediata. Ho avuto una serie di esempi di persone vicino a me che hanno avuto dei problemi, tipo gente che hanno subito un furto, cose di questo tipo. La polizia qui è molto molto più rapida nel castagnare chi sbaglia, sostanzialmente. Non dico che questa cosa sia giusta, non dico che questa cosa sia sempre limpida, perché spesso e volentieri funziona molto a se hai amici nella polizia o se non hai amici. La polizia qua è molto corruttibile, però sta di fatto che dal punto di vista tuo per strada obiettivamente ti senti tranquillo, non hai grossi timori. A Torino ricordo che in certe zone della città certo non si può dire la stessa cosa. Banalmente, i Murazzi del Po, la zona della Movida fino a qualche tempo fa torinese, se arrivavi nel punto sbagliato nel momento sbagliato sapevi che andavi a rischiare qualcosina, diciamo. Sempre legato al tema della sicurezza, in Russia ogni volta che tu entri in una stazione ferroviaria o in un aeroporto devi fare dei controlli di sicurezza, ma prima del check-in e prima dei binari, cioè devi passare attraverso un metal detector dove tu fai passare la tua roba. Il che significa che all'ingresso delle stazioni e degli aeroporti c'è spesso un ingorgo, una coda infinita, che onestamente non so a cosa serva, perché quando guardi quei poliziotti lì che fanno quel controllo si fanno sempre i cazzi loro, sono lì che guardano WhatsApp, Instagram, intanto le tue valigie passano in avanti, tu passi sotto il metal detector, cioè... Non lo so, è una roba molto per apparenza, molto per far scena, ma che secondo me non serve realmente a niente. E per quanto riguarda poi i controlli di sicurezza, quelli seri, cioè in aeroporto, quelli dopo il check-in, sono veramente, veramente blandi. Cioè io veramente ho visto far passare le cose più impensabili, no? Ovvio che puoi beccare quello più preciso, che ti fa i controlli un po' più scrupolosi, ma io ho fatto passare uno zaino senza togliere il computer, senza svuotare l'acqua dalla bottiglietta, cioè proprio così, vai, vai, ciao, sì, la tipa scazzatissima, così. Vai, vai, vai. Tant'è che ogni volta che prendi un volo dalla Russia verso l'Europa e hai una coincidenza, ti fanno rifare i controlli di sicurezza, perché lo sanno sostanzialmente che qua sono un pochettino raffazzonati, mettiamola così. Altra differenza tra Mosca e qualunque altra città al mondo è il traffico. Ragazzi, il traffico di Mosca non lo potete neanche immaginare. Cioè, voi prendete il momento peggiore del raccordo anulare di Roma o della tangenziale di Milano e spalmatelo per tutto il giorno sulle vie principali della città. Boh, fine. Solo che c'è una differenza, cioè mentre la tangenziale di Milano ha due corsie e il raccordo anulare pure ha due corsie, la maggior parte dei vialoni del centro di Mosca ha 3, 4 o addirittura 5 corsie certe volte. Qui vicino a casa mia c'è un vialone che si chiama Kutuzovsky Prospekt, che ha tipo 5 corsie per lato, e molto sovente lo trovate completamente impallato. Il che significa che Mosca non è una città dove ti devi muovere in macchina, perlomeno sì se non hai alternative, ma molto meglio muoversi con i mezzi pubblici, in particolar modo la metropolitana. E tal proposito, la metropolitana di Mosca è la più efficiente che io abbia mai incontrato in tutti i miei viaggi, cioè batte di gran lunga New York, Londra, Shanghai, tutte quelle città con le metro più sviluppate, più moderne. Mosca batte tutti. Io non ho mai aspettato un treno più di 40 secondi, cioè passa un treno al minuto e tu letteralmente nel giro di mezz'ora da quando entri in una stazione della metropolitana puoi essere in qualunque punto della città. Estremamente efficiente, veramente gran sorpresa, oltre a essere bellissima, come forse avrete visto nel mio video sulla metropolitana di Mosca. Sempre tornando al discorso traffico e macchine, una cosa che mi ha veramente sconvolto sono le multe. Cioè, le multe in Russia, a Mosca perlomeno, sono una cosa completamente ridicola. Cioè, tu per un eccesso di velocità prendi una multa di 3 euro, cioè c'è un limite, diciamo, dei 60 all'ora. Per i primi 20 km non c'è nessun tipo di sanzione, ok? Cioè, se vai agli 80 nessuno ti dice niente, e già questa è una tolleranza molto grande. Se vai agli 81 prendi, mi pare, 3 euro di multa se la paghi subito. Se non la paghi subito diventano 7 euro o 10 euro massimo, una briciola, una roba del genere. Tuttavia c'è da dire che le telecamere dell'autovelox sono frequentissime, tipo in una stessa via ce ne possono essere 10, ok? E ogni telecamera che ti prende sono 5 euro.
euro. Quindi se tu ti fai un chilometro ai 100 all'ora, ti beccherai, che ne so, 7-8 multe di fila che sommate fanno la tua multa. Però dal secondo di fila hai un ulteriore sconto sostanzialmente. Le multe per eccesso di velocità sono qualcosa di ridicolo. In compenso le multe per il divieto di sosta sono folli, sono tipo 50-60 euro per il divieto di sosta per il parcheggio non pagato. Della serie, in strada fai cosa vuoi, ammazzati, ammazza le persone, ma guai a te se non mi paghi il parcheggio. A questo punto, visto che parliamo di soldi, necessariamente si deve fare la differenza con il costo della vita. Cioè, il costo della vita a Mosca è molto, molto, molto basso se, come me, siete persone che guadagnano in euro. Cioè, io il mio lavoro è tutto quanto basato ancora in Italia, guadagno in euro, pago le tasse in Italia, eccetera, eccetera. Di conseguenza, i miei introiti sono pensati per vivere in Italia, sostanzialmente. In Russia, obiettivamente, mi sento quasi un nababbo, perché il costo della vita per uno stipendio in euro è molto basso. Abbiamo, per esempio, un biglietto della metropolitana può costare 40 centesimi di euro. Una cena in un bellissimo ristorante ti può costare 10 euro a testa. Persino il taxi, cioè il taxi, una corsa da casa mia all'aeroporto, che ci vanno 45 minuti, viene a costarti sui 10-12 euro. In Italia ho visto che una corsa dall'aeroporto di Malpensa a Milano Centrale costa 90 euro. Naturalmente questa cosa non vale per i moscoviti, cioè se lavorate a Mosca e prendete uno stipendio in rubli, Mosca è una città estremamente cara. In paragone, il resto della Russia è estremamente più economico. Io sono stato a Nalchik, la città del Caucaso dove vive la famiglia di Sati. Ho alloggiato nell'albergo più lussuoso della città, che è un equivalente di un nostro 3-4 stelle, e al ristorante dell'albergo ho pagato una cena, tipo un piatto di pasta, qualcosa come 2 euro. Per farvi capire, non è l'albergo di lusso. Qui a Mosca è tutto un filino più caro, ma comunque rispetto ai prezzi europei, tutta un'altra vita. Il che, ritornando al discorso che se state al tavolo con le donne dovete pagare voi, rende tutto un pochettino più accettabile. Io mi sono trovato a pagare cena per tutta la famiglia di mia moglie, eravamo in 6 a tavola, ho speso 90 euro in un bellissimo ristorante armeno qua di Mosca, quindi ancora accettabile. Noi in Italia sarebbe stato molto, molto, molto più impegnativo. Parlando invece della politica, che chiaramente è una cosa che interessa molto a chi sta fuori dalla Russia, perché si vede sempre questo spettro di Putin che aleggia sull'Europa, sulla Russia, sul mondo in generale, è una cosa che ho notato qui, che obiettivamente non esiste campagna elettorale. In particolar modo, a marzo di quest'anno ci sono state le elezioni e io mi sarei aspettato nei mesi prima delle elezioni manifesti per le strade, comizi, sia per Putin che per i suoi avversari, no? Ma la realtà è che non c'era niente, ma proprio niente, nemmeno a favore di Putin. L'unica cosa che si vedevano erano degli enormi manifesti con la mappa della Russia con su scritto marzo 2018 vai a votare. Fine. Cioè, era una campagna contro l'astensionismo, non c'era neanche una campagna per dire vota Putin perché è meglio che fa quest'altro, oppure vota il suo avversario perché fa questo quest'altro. C'è anche da dire che qui non esiste praticamente una grande alternativa a Putin. Non so se questa cosa sia voluta perché i veri avversari vengono tenuti a bada o perché effettivamente sia il migliore che ci sia in circolazione qui in Russia. Non sono molto informato sull'argomento, potrei dire delle stupidaggini, ma quello che io percepisco è che la gente lo apprezza molto. La gente è molto contenta di Putin perché, e qui veniamo a un aspetto della popolazione russa, loro tradizionalmente da sempre hanno sempre apprezzato moltissimo qualunque forma di governo molto autoritaria. Cioè dagli zar in poi, passando per Lenin, Stalin, i vari premier dell'Unione Sovietica, loro hanno sempre apprezzato quelli col pugno duro, cioè quelli che sono in grado di prenderli un po' a schiaffi. Senza dover scomodare la parola dittatore, però è una cosa che a loro piace obiettivamente, e da un lato hanno ragione, perché un popolo talmente grande, talmente vasto e variegato, che l'unico modo di tenerlo unito è avere una linea forte. Diversamente le politiche russe si andrebbero a perdere, andrebbero a svanire tra le 10.000 etnie che abitano questo paese, che ha 8 fuso orari al suo interno, quindi 7 mi pare, 7 fuso orari al suo interno, e quindi apprezzano molto il potere autoritario. Non solo, dovete capire che mediamente un russo vive con la convinzione che tutto il mondo ce l'abbia con loro e pensa che ce l'abbiano con loro perché loro sono i più potenti al mondo e perché vogliono conquistarli. Cioè sono ancora un po' attaccate a questa cosa che Napoleone ha provato a conquistarli, non ce l'ha fatta, Hitler ha provato a conquistarli, non ce l'ha fatta, perché tutti vogliono la Russia ma noi non ci sconfiggeremo mai perché noi siamo i più forti di tutti. E possono anche aver ragione da questo punto di vista, però certe volte, diciamo, dal mio punto di vista alcune persone esagerano. Cioè ogni tanto mi arrivano dei commenti, voi su Instagram, voi sui video su YouTube, che sono un po' così, un po' stucchevoli, mettiamola così. Per farvi un esempio, quando c'è stata la notizia dell'esclusione degli atleti russi dalle Olimpiadi invernali per via del doping
di Stato, eccetera, eccetera, la maggior parte delle persone con cui ho parlato di questo argomento non si è neanche minimamente posto il problema che potesse essere vero. Automaticamente tutti erano convinti che fosse una congiura contro la Russia, che fosse un boicottare questo paese. Perché vi faccio tutto questo pippone? Per arrivare alla differenza successiva, cioè che i russi mediamente sono molto molto più patriottici di qualunque altra popolazione europea, perché noi abbiamo mediamente perso questo sentimento di orgoglio verso la propria nazione, di orgoglio di essere italiani, diciamo, anzi molto spesso noi ci vergogniamo di essere italiani, ed è uno sbaglio, perché io vivendo all'estero, più vivo all'estero, più sono orgoglioso delle mie origini, più sono contento di quello che mi appartiene a livello sanguigno, diciamo. Un po' come tutti gli italiani che vivono all'estero, che più chi meno, bene o male, vengono presi da una sorta di nostalgia per le cose belle del nostro paese. Ecco, un russo non ha bisogno di andare all'estero, semplicemente, e ritengono che la Russia sia il paese più bello e più strepitoso del mondo, senza se e senza ma. Fine della discussione. Veniamo alla gente. Allora, la differenza sostanziale è che il primo impatto che hai con un russo per strada è che il russo sembra incazzato. Diciamo che, se dovessi fare una sintesi, un russo sembra incazzato anche quando non lo è, un italiano sembra felice anche quando non lo è. Ricordo di essere stato a Roma a gennaio di quest'anno a fare un corso di fotografia, e mi ricordo che andai a prendere un trancio di pizza in un negozio qualunque, una pizza al trancio delle balle, dove il negoziante era allegrissimo e mi faceva le battute mentre mi dava il prezzo di pizza, e ti dava un'esperienza di amore, di accoglienza calorosa, rosa, che è bellissima. Qua non succederebbe mai una roba del genere. Tu, quando vai a comprare un qualcosa, io sento fanno 500 rubli, tieni, grazie, arrivederci. E quindi sei portato a pensare che loro siano molto freddi, molto chiusi, molto antipatici, no? Ma non è assolutamente così, perché è solamente una facciata. Nel momento in cui tu scavi sotto la facciata, ti accorgi che i russi sono le persone più calde, più calorose, più accoglienti, più amorevoli di questo pianeta. È veramente un qualcosa che delle volte è quasi commovente. Ma la realtà è che quando entri nelle grazie di un russo, lui venderebbe sua madre per te. Se poi fai parte della sua famiglia, apriti cielo. Cioè, il senso di famiglia che hanno qui in Russia è una cosa che obiettivamente, tristemente, noi in Italia manco ci sogniamo. Questa è una cosa che posso dire senza timore di smentita. Loro veramente hanno un culto della famiglia, un culto delle relazioni familiari, dell'affetto, dello stare uniti, che noi avevamo una volta, che ricordo nei miei nonni, nei miei zii, nelle campagne, così, ma che obiettivamente abbiamo un pochettino perso, e che stanno un po' perdendo anche loro in Russia con l'arrivo della società consumistica, no? Voi considerate questa cosa: la società russa è molto simile alla società italiana di 50-60 anni fa, tant'è che vanno pazzi ancora per gli artisti di quel tempo, tipo Toto Cutugno, Celentano, eccetera, eccetera. Sono un po' vintage anche nell'aspetto delle emozioni. Tra l'altro, questa cosa ogni tanto ha degli aspetti molto grotteschi. Per esempio, quando c'è una ricorrenza, quando c'è da festeggiare un compleanno, un matrimonio, così, quando un russo inizia a farti gli auguri, cioè, non finisce più. L'unico modo che hai per farlo smettere di farti gli auguri è sparargli, obiettivamente. Io mi ricordo al mio matrimonio, ogni singolo invitato del mio matrimonio veniva da me Sati e dire: auguri, figli maschi, siate sereni, siate in salute, siate ricchi, siate pieni di bambini, siate questo, quest'altro, счастливы, здоровы, берегите друг с другом, удачи, e avanti, si trovano miliardi di sinonimi per dirvi tanti auguri, che a un certo punto tu dici: basta, ho capito. Anche perché poi con ogni persona è la stessa solfa, 10 minuti di auguri per ogni persona, veramente molto divertente. In generale, se dovessimo fare un paragone odierno, la società russa ricorda moltissimo la società rurale del sud Italia. Questa cosa si vede anche nel calore delle persone, ma si vede anche in un certo livello di caos, di disorganizzazione, che è un po' tipica, diciamo, del nostro sud Italia, no? In Russia è esattamente la stessa cosa. Cioè, se c'è da organizzare qualcosa, da pianificare, loro sono veramente un disastro. Cioè, veramente, ho visto un livello di disorganizzazione, di incompetenza nell'organizzare degli eventi, delle cose così, che delle volte mi ha fatto venire veramente i tic. E come paradosso di questa cosa, ci sono alcuni servizi che funzionano meglio che in Giappone. Cioè, i treni, per dire, i treni sono puntualissimi, spaccano il minuto. Io mi sarei aspettato un'orda di ritardi, come succede da noi, no? Io non penso che esista al mondo un sistema ferroviario peggiore di quello italiano, dove veramente qualunque treno ha come minimo 10-15 minuti di ritardo, quando va bene. In Russia manco per idea. Cioè, già dai tempi della Transiberiana, io ho fatto da Mosca a Pechino treni con percorrenza di una settimana, cioè che partono il lunedì e arrivano il lunedì dopo a Vladivostok, che non accumulano neanche un minuto di ritardo. Altra differenza riguarda il mondo del lavoro, che è tutto molto più rapido, molto più efficace, molto più veloce, nel bene e nel male, nel senso che qui nel giro di 6 mesi puoi vedere salire un impero finanziario che poi crolla, va in bancarotta, eccetera, eccetera. È tutto un po' sregolato, che da un lato però significa che a Mosca, se uno ha un'idea interessante, se uno ha un'idea di un business particolare, lo può lanciare in un attimo. Non ci sono tutti i paletti che abbiamo in Italia, ma da questo punto di vista l'Italia penso che sia uno dei paesi
paesi peggiori al mondo dal punto di vista dell'impresa, dell'aprire un'attività, cioè da questo punto di vista facciamo veramente schifo, è inutile girarci intorno. Questa è una cosa che ovviamente vi racconto per sentito dire, perché io non ho aperto un'attività a Mosca, non lavoro in Russia, non guadagno in rubli, però una cosa che ho notato guardandomi un pochettino intorno è che è tutto estremamente caotico, come vi dicevo, anche per quel che riguarda la fiscalità. Cioè c'è un sacco di nero, banalmente parlando, un sacco di gente che non fa scontrini, un sacco di gente che ti paga le cose così in contanti, e addirittura certi servizi vengono pagati tramite carta di credito, perché è una cosa molto semplice. Qua per esempio, se io prendo il mio telefono e voglio, che ne so, mandare dei soldi sulla carta di credito di mia moglie, mi basta semplicemente il suo numero di telefono, non serve l'IBAN, il conto, lo Swift, Bic, blablabla, tutte queste balle qua, basta il suo numero di telefono che è legato a un conto bancario. Con l'applicazione, con due tasti, io mando soldi a chi voglio sostanzialmente e ricevo anche. Questa cosa porta la gente a fare un sacco di nero anche così, con carte di credito alla luce del sole. Non so esattamente quali siano le penali per queste cose, però da quel che so qui se non paghi le tasse vai in carcere, quindi non so esattamente come funzioni, però io vedo un sacco di gente, un sacco di amici che fanno così anche per lavoro, pagano gli stipendi dei loro dipendenti in questa maniera, senza contratto, e il mio commercialista gli verrebbe un infarto probabilmente stando qua. L'ultima differenza di cui voglio parlare, poi finiamo il video che tra l'altro sarà venuto lunghissimo, però penso che sia interessante, è che qui tutti i grossi colossi della tecnologia non ci sono. Cioè non esiste Google, non esiste Amazon, non esiste Apple. Mi spiego meglio, esiste Amazon, esiste Google, esiste, non è che sono censurati, non è come in Cina che c'è il firewall eccetera eccetera, semplicemente la gente non li usa perché ci sono altri servizi che hanno preso il loro posto. Cioè tutto quello che in Europa sarebbe Google qui è sostituito da un enorme colosso che tutto possiede, tutto controlla, e che si chiama Yandex. Google Maps qui non funziona, c'è Yandex Navi, il navigatore di Yandex, tanta roba, funziona benissimo. Yandex possiede anche tutta una serie di miliardi di altri servizi legati al mondo digitale, per esempio i taxi lo puoi chiamare con Uber, ma esistono anche altri servizi che sono come Uber sostanzialmente, che sono Get Taxi e, guess what, Yandex Taxi. Se vuoi caricare dei file su internet, noi usiamo Dropbox mediamente, loro hanno Yandex Drive. Vuoi ordinare del cibo a casa, noi abbiamo Just Eat, Foodora, c'è Yandex Yeda. Vuoi comprare online, noi avremo Amazon, loro hanno Yandex Market, oppure Ozon, che è di proprietà di Yandex. Il sistema di metropolitana è controllabile tramite Yandex. Car sharing, diverse compagnie tra cui Yandex. Motore di ricerca Google c'è, funziona benissimo, ma c'è anche Yandex. Il servizio di Google per tradurre, Google Translate, c'è Yandex Translate. Per i video c'è Yandex Video. Poi me ne sono aperti qua davanti perché sono veramente tanti, no? C'è Yandex Money per trasferire soldi, Yandex Metrica per analizzare il flusso visite, cioè Google Analytics, no? Yandex Metrica, Yandex Maps, Yandex Image, tipo Adobe Stock dove compri le immagini, Yandex Disk Cloud Storage, Yandex Direct come Google Advertising, Yandex News sono le notizie, e poi c'è Yandex Music che sostituisce Spotify piuttosto che iTunes Music e cose di questo tipo. Tutti questi servizi come iTunes Music eccetera eccetera ci sono, non è che non ci sono, ma semplicemente Yandex offre un'alternativa che la maggior parte delle persone finisce per utilizzare, perché tu con un account fai tutto. Dicevamo anche la Apple non esiste, ma non è che non esistono i prodotti Apple, tu puoi trovare un iPhone, un iMac come questo qua che ho comprato qualche giorno fa, ma semplicemente non li trovi nell'Apple Store, cioè non ci sono gli Apple Store a Mosca, che è una delle città più grosse al mondo. Questa cosa mi ha sconvolto, ma dal lato è anche meglio perché ci sono una valanga di rivenditori ufficiali che si chiamano Re Store, che sono strutturati esattamente come gli Apple Store, hanno lo stesso design, la stessa disposizione dei prodotti, solo che anziché avere 90 commessi ne hanno 2, e dove tu puoi comprare tutti i tuoi prodotti Apple senza nessun tipo di problema. Ah, e dimenticavo, un'altra differenza fondamentale riguarda i social network. Cioè in Russia non hanno Facebook, o meglio ce l'hanno ma non lo usa praticamente nessuno. La maggior parte dei russi utilizza Instagram, che è ultra popolare qui. Al posto di Facebook ne hanno un altro che si chiama Vkontakte, che vuol dire in contatto, stiamo in contatto, ma anche lì lo usano poco. Instagram è quello che va senza alcuna ombra di dubbio per la maggiore. Guardate per esempio le pagine di mia moglie, che su Instagram ha 1 milione di follower e su Facebook ne ha tipo 13.000 o qualcosa del genere. Cioè su Facebook abbiate pazienza, ma gli do pastine io. E questa cosa è assolutamente inutile perché Facebook sta morendo completamente anche in Italia, ma questo è un altro discorso, non c'entra niente con le differenze tra stare a Mosca e stare in Italia. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa di importante, ma ottime scuse per farci altri video in futuro, nella speranza che questo vi sia piaciuto. Ci vediamo presto con altri video, altri Moscow Diaries, altre cose, altre news, altri documentari. Stay tuned, che alla fine lo sappiamo tutti che questo è il canale più bello di tutta YouTube. Mua! Ciao cari!